lascia che le fiamme ti consumino. Non uscirai vivo da qui. Mi ha ordinato di occuparmi di te. Vuoi scegliere, morire o cambiare, come me. Lasciati purificare. Dai di essere migliore di me. Sono più debole, Sebastian! Non mi sconfiggerai! Mi dispiace, maestro. Non mi sfuggirà. Lo prometto! Lascia che le fiamme ti consumino. Sì, padre Theodore, gliel'ho detto. Prometto! Sottomettiti, Sebastian! Ascoltalo! Ti cambierà come ha fatto con te!
sono più debole, Sebastian. Non mi sconfiggerai. Mi dispiace, maestro. Non mi sfuggirà. Lo prometto! Ne ho davvero abbastanza di te. Lasciati purificare. Basta correre. Sì, padre Diodo. Gliel'ho detto. Mi piace, maestro. Non mi sfuggirà. Lo prometto. Fanculo, Sebastian! Lascia che le fiamme ti colpiscano. Essere migliore di me. Sì, padre Theodor, gliel'ho detto. Lasciati purificare! Corri finché vuoi! Non uscirai vivo da qui! Mi piace, maestro. Non mi sfuggirà. Lo prometto!
puoi sfuggirmi! Sì, padre Theodore, gliel'ho detto! Sottomettiti! La confusione e il senso di colpa spariranno! Mi piace, maestro. Non mi sfuggirà. Lo prometto. Corri finché vuoi. Non uscirai vivo da qui. Ti ha offerto la libertà. E tu l'hai rifiutata. Per cosa? Sì, padre Theodore. Gliel'ho detto. Sottomettiti. La confusione e il senso di colpa spariranno. Sono più debole, Sebastian. Non mi sconfiggerai. Basta correre. Lascia che le fiamme ti consumino. Pensi di essere migliore di me? Come ci si sente a essere il più debole? Thank you.
piace, maestro. Non mi sfuggirà. Lo prometto. Non puoi sfuggirmi! Lasciati purificare! Sì, padre Theodore. Gliel'ho detto. La pagherai per questo! Grazie, Sebastian. Finalmente libero dalla sua voce. Dalle mie paure. Ero così spaventato. Tu devi fermarlo. Non posso fermarlo, se non so dove si trova O'Neill. Lui ha rimodulato la sua fase. Non è più qui. Il macchinario in quella stanza. Devi distruggerlo. Quale macchinario? Me l'ha fatto costruire per nascondersi. Distruggilo. Così distruggerai lui. Che è successo? Cosa ha trasformato Neil in un mostro? Non lo so. Sono rimasta tutto il tempo nel mio rifugio. Quando Liam mi ha chiamato per incontrarci, ero felice di sentire la sua voce. Ma non era Liam. Era quel mostro. Ho cercato di farlo tornare in sé, ma... l'hai sentito. Theodore Wallace gli ha fatto qualcosa. Poveraccio. Non volevo ucciderlo. Non avevi scelta. Theodore non l'avrebbe mai lasciato andare. Ora che facciamo? Diamo un'occhiata al macchinario di cui parlava O'Neill. Credo che sia dall'altra parte della stanza in cui ci hai trovato. Andiamo. Il lanciafiamme potrebbe essere utile, ma è rotto. Se trovassi le parti giuste. Mai disobbedire.
Segni dell'influenza di Theodore. Sta trasformando ogni angolo di questo posto. È come una forma di comunicazione. Un sacco di roba strana. Stava fabbricando qualcosa. Forse il macchinario di cui parlava. Quindi conosci Theodore Wallace? Certo. È il capo del personale. Ma che ci fa nello STEM? E che intenzioni ha? Ci sono molte cose che non sai. Theodore vuole Lily per sé. Hai visto cosa ha fatto a O'Neill? Farà lo stesso a chiunque serva al suo scopo. Pur di trovarla, farà tutto a pezzi. Non posso permetterlo. Cos'è? Non ne sono sicuro, ma è molto simile all'emettitore di campo stabile. Qualunque cosa sia, O'Neill ha detto di distruggerlo. Ed è quello che farò. E so anche come. Sono io. Sebastian, credevo che ti fossi dimenticato di me. Hai finito di preparare i tuoi giocattoli? Sì, e cercavo una scusa per usarli. Bene, ti invio le mie coordinate. Porta l'artiglieria pesante. Si va a caccia. Ricevuto, arrivo. A tra poco. Ho quasi finito. Fammi sapere quando sei pronto. Senti, Torres. Non so che succederà quando salterà questo affare. Nemmeno io, ma almeno facciamo un tentativo. Non credo che convinceremo Theodore a lasciare in pace Lily. Non è il tipo di persona che si lascia convincere a fare la cosa giusta.
Quindi ho il permesso di sparare a vista? Dico solo di essere pronti a tutto. Non possiamo prevedere ciò che succederà. Quindi conoscevi già Hoffman? Tutti conoscono Hoffman. Non puoi lavorare alla Mobius senza essere passato dal suo ufficio. Possiamo fidarci di lei? Un tempo avrei detto di no, ma... quando la tua azienda ti abbandona, riconsideri la tua posizione. È intrappolata qui dentro come noi. Quindi non sei sicura? Ma non è male, è solo un po' freddina. Ma ho qualche problema a fidarmi di chi mi guarda come se mi stesse analizzando. Senza offesa, ma com'è che una persona intelligente con la testa sulle spalle lavora per la Mobius? Ero un'esperta di demolizioni nell'esercito, mi hanno prestata alla Mobius per operazioni segrete. Finito l'incarico, hanno bussato alla mia porta. E tu hai accettato su due piedi? Sanno come vendersi. Omettono qualche dettaglio quando firmi il contratto. Ho fatto cose... di cui non vado molto fiera. Si aspettano che tu obbedisca ciecamente. E se non lo fai, Myra mi ha dato l'opportunità di tirarmi fuori. E ho accettato. Mi è rimasto un briciolo di etica, nonostante le cose che ho fatto. L'esplosivo è sufficiente? È 10 volte il necessario. Ed è pronto quando vuoi. Sono pronto. Vado a controllare l'equipaggiamento nell'altra stanza. In bocca al lupo. Ok, facciamolo. Inizio dell'operazione spaccaculo tra 3, 2, 1... Stai bene, Torres? Torres, dove sei? Sebastian Castellanos. Eviti di entrare nell'oscurità? E vorresti riportarmi nella luce? Le tue decisioni avventate hanno causato la tua rovina. Vieni, ti aspetto. Vuoi riabbracciare la tua amata figlia? Coraggio. Scopri se è come te l'hai immaginato. Sono qui, papà. Lily. Santo Dio. Lily, sei qui.